Buon pomeriggio e benvenuti al TG1. Apriamo con la politica e con la lettera nella quale il Premier della Repubblica risponde alle critiche che gli sono state rivolte per le parole usate ieri nei confronti dei sindacati. La mia sinistra sta con i più deboli e non ha bisogno di esami del sangue, ha detto appunto Matteo Renzi, che poi ha anche rivendicato non c'è riforma più di sinistra del Jobs Act. Sentiamo Roberto Chinzari. Stare dalla parte dei più deboli, dalla parte della speranza e della fiducia in un futuro che va costruito insieme. Questo è il senso della sinistra, il senso del PD per Matteo Renzi, che scrive una lettera alla Repubblica. Ha sfiorato infatti, come vedete, il miliardo di ore nei primi 10 mesi dell'anno, circa 7.000 euro in meno a testa, secondo la CGIL. Uno chiude questa edizione del nostro telegiornale, la prossima è come sempre alle 20. Grazie per essere rimasti con noi, a tutti un buon pomeriggio. Buonasera e bentornati al TG2. Matteo Renzi difende la sua sinistra, sta dalla parte dei deboli. Forza Italia ancora contro il Jobs Act, mentre Grillo insiste sul reddito di cittadinanza. Il servizio di Fabrizio Frullani. La mia sinistra sta con i deboli e il PD non ha bisogno di fare gli esami del sangue. Matteo Renzi rivendica con forza l'appartenenza del partito alla famiglia socialista europea. Presidente del Consiglio, con la lettera a Repubblica, è tornato sui rapporti con il sindacato dopo la polemica con il 3-0 la Lazio. È tutto per questa sera, il TG2 torna domani mattina alle 13. Grazie per averci seguito e buonanotte. La Repubblica, Renzi dice il PD sta dalla parte dei più deboli, la mia sinistra non ha bisogno di esami del sangue, sul Jobs Act non è il governo a cercare lo scontro. A 3 giorni dal verdetto europeo sulla legge di stabilità, Padoan scrive alla Commissione le nostre riforme sono ambiziose e avranno effetto sulla ripresa. Massacro di un comando di terroristi somali sconfinati in Kenya, 28 passeggeri non musulmani di un autobus sono stati giustiziati perché non erano stati in grado di leggere il Corano. La Cassazione conferma le condanne per 3 ex dirigenti della Fincantieri di Palermo. Omicidio colposo per la morte di 37 operai a causa dell'amianto, risarcimenti ai familiari. Sarebbe stata seguita da 3 uomini, Gilberta Palleschi, la professoressa scomparsa il 1° novembre. Un testimone dice di averla vista sulla superstrada Sora Frosinone. Attraversa i binari senza accorgersi dell'arrivo del treno, travolta e uccisa dal convoglio una 18enne. È successo a Brescia, la giovane temeva di perdere la coincidenza. Partirà domani per lo spazio la prima donna italiana astronauta, Samantha Cristoforetti, missione di 6 mesi sulla navicella Soyuz, pronta a condividere la sua straordinaria esperienza anche su Twitter. Buongiorno dal TG2. Dopo le dure polemiche dei giorni scorsi fra il Presidente del Consiglio e i sindacati, oggi arriva la replica di Renzi. Non è il governo a cercare lo scontro, dice in una lettera in risposta ad un editoriale del quotidiano La Repubblica. Il Premier respinge le critiche insieme. Seggi aperti domani in Emilia-Romagna e in Calabria per le elezioni regionali. Oltre 5 milioni gli elettori chiamati a rinnovare i consigli regionali e a scegliere i governatori. Si vota dalle 7 del mattino sino alle 23. Alla vigilia dell'esame europeo. È tutto per questa edizione. Vi ricordo il prossimo TG2 oggi alle 20.30. Grazie a tutti e arrivederci.
In Iraq i jihadisti dello Stato Islamico sferrano una nuova offensiva alla conquista di Ramadi. Gli inviati del TG3 nei campi profughi del Kurdistan iracheno, dove manca tutto. Al confine fra Kenya e Somalia, uomini armati fanno strage di non musulmani su un autobus. Avevano chiesto a passeggeri di recitare un verso del Corano, trucidati 28 che non l'hanno fatto. Renzi, la mia sinistra, straccono i più deboli, non ha bisogno di esami del sangue. Jobs Act, riforma di sinistra, ma fascina il tuo PD con i poteri forti. Forza Italia frena sull'Italicum, Brunetta, Renzi affretta perché punta al voto, ma così rompe i patti, meglio votare col proporzionale del Consultellum. Ancora polemiche dopo la sentenza della Cassazione sul caso Eternit. Martedì una delegazione di Casale Monferrato da Renzi a Napoli protesta per le vittime di Bagnoli. La curia di Palermo vieta la cresima al figlio del boss Graviano nella cattedrale dove si trovano le spoglie di Don Puglisi e scoppia la polemica. Samantha Cristoforetti sarà la prima donna italiana nello spazio. Domani il lancio verso la stazione orbitale dell'ESA dove lavorerà per 6 mesi. Buonasera dal TG3, in primo piano la nuova offensiva dello Stato Islamico in Iraq. I jihadisti sono ripartiti all'attacco di Ramadi, mentre a Mosul obbligano gli abitanti. Va alla sinistra, ci racconta tutto Rita Cavallo. No, andare a votare in primavera con la legge elettorale uscita dalla consulta è pura irresponsabilità, tuona Fabrizio Cicchitto. Niente consultellum, i risultati di elezioni anticipate condotte con questo sistema sarebbero maggior crisi economica e totale ingovernabilità, chiarisce l'esponente del nuovo centrodestra, partito che punta invece a portare a casa un risultato significativo con l'Italia come la promessa soglia di sbarramento al 3% che sconta. E allora il bonus bebè, gli 80 euro alle neomamme, andrà a chi ha un reddito non superiore a 25.000 euro e non più 90.000, ma sotto i 7.000 euro raddoppia a 160. Scendono a 400 milioni le risorse per gli ammortizzatori sociali, 1.200.000. Ed è tutto, l'informazione del TG3 torna alle 23.30. Grazie per essere stati con noi, arrivederci. Doveva essere il giorno contro la violenza sulle donne, ma il bilancio è amaro. Una stuprata a Lodi, una ferita gravemente a Roma e un'altra donna sparisce a Sora, dove pochi giorni fa si erano perse le tracce di una professoressa. I centri per le vittime denunciano tante parole, ma le nostre casse sono vuote. Neppure un euro dei 16 milioni previsti dalla legge è stato versato. Salvini è un ottimo goleador, io potrei fare il suo regista, così Silvio Berlusconi poco fa a Roma presentando il libro di Vespa, quasi un'investitura del segretario leghista, leader del centrodestra, ma fare l'attaccante non significa fare il capitano, precisa il cavaliere che poi aggiunge, non tradirò il patto del Nazareno e sul Quirinale sarei il miglior presidente della Repubblica. Che cosa cambia per le nostre tasche? Dietro fronte del governo sul canone Rai nella bolletta elettrica arriva una stangata sull'acqua, 130 euro in più a famiglia. Allarme Federconsumatori sui regali di Natale. Alla Camera intanto passa il Jobs Act, ma 40 deputati del PD si astengono. Storica visita del Papa a Strasburgo, 26 anni dopo quella di Carol Wojtyła. Nella sede del Parlamento Francesco sferza tutti. L'Europa è nonna, non più fertile, stanca, malata di solitudine. Gli ideali sono stati oscurati dai tecnicismi. Ebola è sbarcata a Roma. Il medico siciliano infettato dal virus in Sierra Leone è atterrato nella capitale. È già in cura all'ospedale Spallanzani. Ha febbre alta ma è cosciente. Verrà curato con il farmaco sperimentale già utilizzato negli Stati Uniti. Fiocco rosa in metropolitana. A Milano una ventenne ha dato alla luce una bambina sulla banchina di una stazione. Colta dalle doglie all'improvviso è stata subito soccorsa e ha partorito nascosta da un telone. Tutto è andato bene e vi mostriamo il suo racconto. Una ragazza di 22 anni. Sono rimasta la bambina.
Buonasera e benvenuti al TG4. Avete sentito dai nostri titoli quante sono le notizie di questo martedì, ma l'apertura, lo avete visto con la nostra copertina, è sicuramente dedicata al tema del femminicidio, perché oggi in tutto il mondo è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, contro proprio i femminicidi. Sono ancora tanti, sono davvero troppi i casi, lo avete visto in questo servizio, troppe donne vittime di chi amavano. E proprio in questa giornata c'è da registrare un altro episodio di questo tipo, una brutale violenza che è avvenuta vicino Lodi. Abbiamo in diretta Gigi Sironi. Con questa accusa una 41enne ecuadoregna è stato arrestato dai carabinieri di Codogno, Lodi, per aver violentato una giovane di 20 anni. Ho offerto un passaggio. Durante il tragitto in furgone l'uomo ha imboccato una strada poco trafficata, ha fatto capire alla vittima che voleva abusare di lei, se fosse stata di Bruno Vespa. Sta dicendo delle cose fra l'altro molto importanti. Allora noi ci colleghiamo subito con Antonello Capurso, che è lì per noi. Antonello. Sì, e allora anche qualcosa di clamoroso. Silvio Berlusconi continua a parlare, innanzitutto ha aperto con una nuova apertura appunto al nuovo centrodestra ad Alfano, bisogna pensare tutti insieme alla libertà del paese, ha detto. Poi le riforme, il patto del Nazareno è in campo, ma il problema più grosso ora è risolvere la richiesta. Primo italiano contagiato dal virus Ebola. È una persona tosta, è uno che ha scelto di fare il suo lavoro dove in questo momento c'è veramente molto bisogno. E con questo spirito immagino affronterà la malattia con uno spirito di equilibrio e sì, di speranza. E con tono di speranza ha rassicurato la figlia al telefono prima di partire dall'Africa e ritornare in Italia. Tesoro, stai tranquilla, è tutto sotto controllo. Io mi sento bene e sarò curato nel migliore dei modi. Siciliano, 50 anni, un professionista. Occupa, sentite come la pensava nel marzo del 2010 quando ancora non era segretario del partito. L'astensione è la vera vincitrice delle elezioni. Il partito di maggioranza relativa in questo paese è il partito di chi si astiene o vota scheda bianca o nulla. Su questo tutti dobbiamo riflettere. E sentite ancora nel maggio 2013 all'indomani delle comunali. Il PD ha eletto tanti sindaci, ma un sacco di gente non è andata a votare. L'astensionismo fa paura, abbiamo fatto il sorpasso in retromarcia. Insomma, lo stesso concetto espresso per il voto siciliano. Oggi il partito che ha vinto le elezioni è innanzitutto il partito dell'astensionismo. Ma erano altri tempi. Renzi era il rottamatore in corsa per la segreteria del Partito Democratico e per Palazzo Chigi. 30 su questa rete. E questa era la nostra ultima notizia. Grazie per aver scelto anche oggi l'informazione del TG4. Una buona serata con i programmi della rete. Buongiorno, alle 6 del mattino, questa è Prima Pagina, come sempre in diretta. C'è l'ok da parte dell'Europa per la legge di stabilità del governo, una promozione con riserva perché gli impegni saranno verificati a marzo. Intanto parte il fondo per la crescita, 315 miliardi. 315 miliardi di euro e non più 300 come annunciato inizialmente. A tanto ammonta la somma finale stimata nel piano di investimento della Commissione del Presidente Juncker, approvata ieri dall'esecutivo dell'Unione Europea. Un capitale di 13 miliardi. Da Autostrade per l'Italia a Franco Ciucci Giuliani. Il traffico è regolare su tutta la nostra rete. Banchi di nebbia riducono la visibilità sulla 1 Milano-Napoli tra Rioveggio e Barberino e tra Chiusi ed Orte.
sulla 6 Torino-Savona tra Torino ed Altare, sulla 14 Bologna-Taranto tra Gioia del Colle e Taranto Nord, sulla 24 Roma-L'Aquila-Teramo tra Carsoglio Ricola e il bivio con le nostre rubriche alle 7 puntuali. Torniamo con Prima Pagina. Buonasera, benvenuti alla TG5 della notte. Apriamo questa edizione con la pagina di politica. La riforma del lavoro passa alla Camera, ma il PD si spacca e quasi 40 dissidenti non votano. Due votano no. Le opposizioni lasciano l'aura. Ora il testo torna al Senato. Il Premier Renzi sottolinea ora più tutele e lavoro. La riforma del lavoro supera l'esame di Montecitorio. Il voto alla Camera è arrivato con un giorno di anticipo ed è stato più forte degli scioperi, delle manifestazioni, dei no gridati non solo dalle opposizioni ma anche dalla minoranza del PD. Il testo riceve tre... È previsto da Federconsumatori un calo degli acquisti di oltre 6 punti percentuali. Ogni famiglia spenderà in media per i regali 120... Termina la nostra rassegna stampa e termina anche il nostro giornale. Grazie per averci seguito. A voi tutti, buonanotte. Favorevoli 316, contrari 6, la Camera approva. Il Jobs Act riceve il via libera alla Camera. Un giorno prima del previsto e senza voti di fiducia, respinti tutti gli emendamenti. Ma i nodi interni al PD sono venuti al pettine. Terroristi senza il consenso internazionale. Porta un messaggio di speranza, l'Europa è malata di solitudine, ha perso i suoi ideali. Papa Francesco parla a Strasburgo, interrotto da numerosi applausi. Una visita lampo, solo 4 ore, un messaggio senza sconti. L'economia non può essere l'unica strada. Un appello alle coscienze perché, dice il pontefice, la storia è ancora da scrivere. Il Missouri brucia per il gran giurì l'agente che uccise il 18enne afroamericano. Michael Brown non è imputabile. La lettura della sentenza esplode la rabbia della popolazione nera. A fuoco auto e palazzi a Ferguson, ferito a colpi di pistola un poliziotto. 25 novembre è la giornata contro la violenza sulle donne proclamata dall'ONU. Una strage infinita, dicono le statistiche. In Italia una vittima ogni 2 giorni. Stasera il Palazzo di Vetro di New York e l'Empire State Building si illumineranno di arancione, il colore simbolo di questa battaglia. Da poche ore è ricoverato allo Spallanzani di Roma il medico italiano contagiato da Ebola. Massime le misure di sicurezza all'arrivo all'aeroporto militare di Pratica di Mare. L'uomo, un 50enne siciliano, ha parlato al telefono con le figlie e le ha rassicurate. È tutto sotto controllo, sto bene e sarò curato. Un nuovo giallo a Sora, dopo la misteriosa sparizione dell'insegnante, si cerca un'altra donna scomparsa. Rita, 34 anni, voleva farsi suora. Da domenica sembra svanita nel nulla. Camminava sul lungo Tevere di Roma quando è stata colpita in pieno volto da una cipolla lanciata da un'auto. Vittima una 51enne, aiuto regista di trasmissioni TV. Mi hanno rotto il naso, racconta, poi sono fuggiti. È l'ultima folle moda dopo il knockout game.
Le 12.25, buongiorno a tutti voi da Studio Aperto. Stanno davvero facendo il giro del mondo le immagini della visita del Santo Padre di Papa Francesco a Strasburgo, una visita lampo. Il Papa Francesco è intervenuto alla plenaria con un discorso molto toccante. Le immagini che vedete alle mie spalle sono le immagini che ci arrivano in diretta da Strasburgo. Nella sua giornata, nelle prossime ore, è previsto anche un intervento, un incontro al Consiglio europeo. Allora andiamo subito a vedere la cronaca, poi ci colleghiamo in diretta. L'applauso lungo 2 minuti che accoglie Papa Francesco al Parlamento europeo. I due candidati, PD, Bonaccini e Oliverio, vincono le regionali in Emilia, Romagna e Calabria, ma il dato più alto e più forte è quello dell'astensione. In Emilia alle urne solo il 37,7%, numeri senza precedenti e del tutto imprevedibili. Ma Renzi tira dritto, l'astensione è un problema secondario, abbiamo vinto. Se queste sono le parole del Premier per il 17 dicembre. Buonasera, chi ha vinto, il PD o l'astensione o la Lega? Il dato sicuramente preponderante è quello dell'affluenza al voto, quando in Emilia, che è sempre... Ma partiamo con i servizi. Ha vinto il PD, ma ha vinto soprattutto l'astensione. In Emilia-Romagna, storica Roccaforte Rossa, e dal dopoguerra Roccaforte dell'affluenza alle urne. Questa volta hanno votato meno di 4 elettori su 10, il 37,7%, molto meno addirittura che in Calabria, il 30% in meno delle regionali emiliane 2010, quasi la metà del 70% di affluenza registrata alle scorse europee di maggio sull'onda lunga dell'effetto Renzi. Un dato, quello dell'astensionismo, senza precedenti in Italia. Si è impicchiata verso il 2%, vediamo come in questo momento la borsa americana sia cautamente in positivo, Dow Jones più 0,06, più 0,78 invece il Nasdaq. È tutto, vi lascio a 8:30, poi Piazza Pulita, buonasera, domani. Alle 17.31, ancora ben trovati con le notizie di Regione News 24, riprendiamo ricordando i principali fatti di questa giornata. In una lettera al quotidiano La Repubblica, il Premier rivendica l'appartenenza del Partito Democratico alla sinistra. Il PD, aggiunge il Premier, sa da che parte stare, non c'è riforma più di sinistra del Jobs Act. Intanto... Alle 18 di nuovo buon pomeriggio, ben trovati ancora a questo aggiornamento delle notizie su Rai News 24. Allora, partiamo dalla politica economica. La Commissione europea non chiederà nessuna revisione della legge di stabilità italiana, lo ha detto il ministro del lavoro Giuliano Poletti a margine del convegno di Firenze sulla governance europea. E sul Jobs Act il ministro getta acqua sul fuoco delle polemiche da parte della sinistra PD ed esclude per il momento il ricorso alla fiducia. Lo sentiamo, l'ha intervistato Chiara Longobifano. La Commissione Lavoro alla Camera ha fatto un lavoro importante, ha introdotto del... Un attimo prima di andare sui giornali italiani con l'edicola di Roberto Vicaretti. Francesco è atterrato a Strasburgo per la visita al Parlamento europeo, al Consiglio d'Europa. Sarà il viaggio all'estero più breve mai fatto da un pontefice. 3 ore e 50 minuti, farà un discorso sull'unità del vecchio continente. Stati Uniti, esplode la protesta dei neri dopo il proscioglimento del poliziotto che uccise il 18enne afroamericano in Missouri. Scontri ed edifici in fiamme in molte città. Agente ferito da un colpo di pistola a St. Louis. In arrivo la Guardia Nazionale. Obama lancia un appello alla calma e al rispetto della sentenza.
È atterrato in Italia il medico di emergency contagiato da Ebola in Sierra Leone, arrivato a pratica di mare su un aereo speciale ed è stato trasportato all'ospedale Spallanzani di Roma su una barella sigillata. Ad assisterlo un team di 25 persone. Scuote i partiti il risultato delle elezioni regionali. L'astensionismo record divide il PD, il sorpasso della Lega su Forza Italia crea tensioni nel centrodestra. In salita l'alleanza Renzi-Berlusconi sulle riforme. Champions League, la Roma oggi a Mosca contro il CSKA, tra gli altri match in programma Manchester, la sfida tra il City e il Bayern Monaco, domani la Juventus in casa degli svedesi del Malmo. Campionato finisce con un pareggio 1-1 e posticipo tra Genoa e Palermo. Le 10:02 minuti, questi fatti in primo piano, buongiorno da TGCom 24. Di nuovo ben ritrovati, le immagini che vedete raccontano l'arrivo di Papa Francesco a Strasburgo. È atterrato pochi minuti fa l'aereo dell'Alitalia che porta il Santo Padre per questa visita lampo, poco meno di 4. Contro la presenza degli stranieri nel centro di via Salorno, residenti in piazza con Casa Pound, sit-in di Forza Nuova Ostia, appello del parroco. Arrestato l'uomo che a Frascati aveva sparato alle gambe di un idraulico, l'aggressore non aveva lavorato bene, un uomo gambizzato nel pomeriggio a Torbella Monaca. L'allarme arsenico in Tuscia, sotto la lente degli esperti gli effetti sulla salute di un nemico invisibile, l'iniziativa della regione per uscire dall'emergenza. Ogni anno nel Lazio sono 25.000 i traumi da sport, il calcio a 5 l'attività più pericolosa, in aumento il numero dei cinquantenni infortunati. Tra poco all'Olimpico Lazio-Juventus, Pioli punta su Keita, la Roma sta giocando a Bergamo con l'Atalanta, in Serie B il Frosinone è un punto dalla vetta. Marina Rey all'Auditorium Parco della Musica, l'unica tappa del tour della cantante romana, artista indipendente che non abbandona il rock e sperimenta l'hip hop. Buonasera dal TGR Lazio. Ennesima protesta all'Infernetto a Roma contro i rifugiati trasferiti sabato scorso da Tor Sapienza al centro di via Salorno. No agli immigrati. Questa è la richiesta di alcuni cittadini che hanno manifestato in due diversi gruppi con Casa Pound e Forza Nuova chiedendo la chiusura del centro di accoglienza. Il servizio di Isabella Di Chio. Cori, slogan e tricolori. Casa Pound e alcuni comitati di cittadini dell'Infernetto hanno ribadito il proprio no agli immigrati trasferiti sabato scorso da Tor Sapienza al centro di via Salorno. Alcuni italiani non si arrendono, c'è scritto sullo striscione dietro al quale si sono radunate decine di persone. Tanti servizio domani stoppa la circolazione dei veicoli più inquinanti nella fascia verde dalle 7.30 alle 20.30 a causa del persistere di un'alta concentrazione di polveri nell'area, lo comunica l'assessorato all'ambiente di Roma Capitale. E questa edizione termina qui, il TGR Lazio torna questa sera alle 23.25. Grazie per l'attenzione, buona serata. Buongiorno, buongiorno a tutti, 7.30 in punto, ben ritrovati in diretta dagli studi RAI di Firenze, siete con Buongiorno Regione, comincia un'altra settimana, tante le notizie e le immagini da scorrere insieme. Innanzitutto grande spazio allo sport, come ogni lunedì, insieme a Giuseppe Tassi, direttore del quotidiano sportivo. Con il servizio facciamo proprio il punto sui numeri in Toscana di questo fenomeno. È
la sesta regione italiana per numero di cittadini stranieri, che in Toscana, secondo l'ultimo censimento Istat del 2013, sono oltre 350.000, pari all'8% della popolazione totale, un dato in leggero calo rispetto all'anno precedente, quando il peso della popolazione straniera rispetto al totale era dell'8,7%, un calo che poco incide su una regione che negli ultimi decenni ha vissuto una vera rivoluzione migratoria. Basti pensare che tra i... con l'aiuto di Raffaella Peluso, che le traduce per noi nella lingua dei segni, decolla la cassa integrazione in Toscana. Nei primi 10 mesi dell'anno è salita a 54 milioni di ore, 7 milioni di ore in più rispetto allo stesso periodo del 2013. Deboli meridionali, mari generalmente poco mossi, temperature minime in lieve calo, massime generalmente stazionarie. Con questo concluso. Grazie a Giulio Betti. Ultimo minuto di Buongiorno Regione, ultime immagini che ci arrivano dalla rete e che ci portano a Pontremoli. Eccolo qui, l'abitato già splende il sole sui tetti delle case. Ci spostiamo più a sud, molto più a sud. Qui siamo a Santa Fiora con il suo suggestivo invaso nel centro del paese. E poi ancora Firenzuola. Qui vedete il sole con le nebbie del primo mattino. Come ci ha spiegato Giulio Betti, nebbie in dissolvimento, tempo ancora sereno per questa giornata. Bene, noi ci rivediamo domattina puntuali 7:30 su Rai 3 con Buongiorno Regione. Grazie per essere stati con noi. L'augurio a tutti di una buona giornata. Incendio nella fabbrica dormitorio di Prato, il PM chiede la condanna a 10 anni per la titolare dell'azienda dove morirono 7 operai cinesi. A Prato la visita della commissione parlamentare d'inchiesta sulla contraffazione, la città laboratorio dell'azione contro l'illegalità. La campagna della TGR sull'immigrazione, da Arezzo la storia dell'immigrato bengalese arrivato con un passaporto falso, ora gestisce un'azienda. Domani la valutazione sulle offerte per la Lucchini, gli algerini di Cevita l'invantaggio, riprende la trattativa anche per la TRV di Livorno. La missione futura, a bordo della stazione spaziale c'è un pezzo di Toscana, la tecnologia della Kaiser di Livorno. A Calenzano consegnato il Giglio d'Oro a Vincenzo Nibali, trionfatore al Tour de France. L'atleta punta forte sulla corsa francese anche per il 2015. Buonasera dal telegiornale della Toscana. In primo piano questa sera il processo per la strage al macrolotto di Prato, avvenuta un anno fa. Dure le richieste dell'accusa, 10 anni e mezzo per la principale imputata, 8 ciascuno per gli altri due. C'è all'interno di Linea Notte. Grazie per essere stati con noi e buona serata. Continua la nuova campagna di informazione della testata giornalistica regionale RAI. Un'intera settimana dedicata ai temi dell'immigrazione. Le politiche di accoglienza, i diritti di cittadinanza, convivenza e integrazione. Servizi, inchieste, storie, collegamenti per un'indagine regione per regione su TV, radio e web. TGR, vicini al territorio, vicini a voi. Buongiorno a tutti, anche oggi cominciamo subito parlando delle principali notizie. Vi dico che avremo in primo piano la vicenda dell'Ast, delle acciaierie
delle acciaierie. Per quale motivo? Perché Landini, il segretario della FIOM, ieri ha parlato, ha detto cercheremo di chiudere ma non chiuderemo a tutti i costi, ci sono delle condizioni che pone e vedremo quali sono. Poi ancora avremo la continuazione della settimana dedicata all'integrazione, all'immigrazione, vi racconteremo l'Umbria degli immigrati, l'Umbria che accoglie dentro questa settimana che tutta la TGR nazionale dedica al tema. E poi a Buongiorno Regione si racconta, sapete chi? Cesare Cremonini, che insomma, i più giovani ormai hanno come punto di riferimento della musica italiana dolce, ma anche delle grandi ballate, insomma racconteremo tutto. Però come sempre cominciamo con il meteo, abbiamo dalla Protezione Civile Marco Stelluti. Allora, buongiorno Marco. Buongiorno. Il promontorio d'alta pressione, che ha mantenuto condizioni di stabilità atmosferica in questi giorni, gradualmente subirà nel corso della giornata una flessione, a causa del transito di una depressione. Oggi per noi, Cecilia Porro, già ti vedo in redazione, si incontrano due storie, no? Perché abbiamo la giornata, la settimana dell'immigrazione, ma anche la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Sì, Rosario, infatti oggi giornata contro la violenza sulle donne, la nostra riflessione parte dalla cronaca. Non accennano a diminuire i femminicidi. Quest'anno in Umbria 4 donne sono state uccise da chi... Oggi, e credo che ci sia anche Brignano, vediamo. In occasione della giornata contro la violenza sulle donne, letture dal libro Ferite a morte di Serena Dandini al centro fieristico di Bastia Umbra, con un intervento musicale a cura dell'associazione Fare Musica. Musica per le donne, parole per tutti, è il nome dell'evento organizzato dall'associazione Il Coraggio della Paura, alle 21 nella sala dei... .cfumbria.it. Per oggi è tutto, grazie e buona giornata. Allora, grazie, vi salutiamo con questa immagine che arriva da Assisi in diretta. Guardate, sembra avvolta in un mare di nebbia, davvero suggestiva. Così finiamo, ci vediamo domani mattina 7.30 Rai 3 per raccontarvi tutta l'Umbria che c'è. Ciao a tutti. La fraternita scende in campo per la soprintendenza, vogliamo risposte certe, dice Fornasari. Incidente stradale, 35enne muore a Bali dove lavorava come barman. Svaligiano la cassaforte di un hotel in fuga con soldi e gioielli. SOS Centro Storico di Arezzo, vandali in azione, immagini notturne degli imbrattatori. Col Diretti celebra il ringraziamento, Marcelli, stagione difficile ma siamo sempre grati a Dio. Caso Piscaglia, lunedì decisivo per padre Grazien, atteso pronunciamento del riesame. L'Arezzo schianta il Real Vicenza, partita perfetta per Capuano davanti ai tifosi. Sansepolcro pareggia e perde il primato ma resta imbattuto, pari per la Sangio. Benvenuti all'appuntamento con l'informazione su Teletruria. In apertura segnaliamo la bella vittoria dell'Arezzo con il Real Vicenza. Torneremo in chiusura del nostro TG ad occuparci di questa partita. E apriamo con la soprintendenza di Arezzo. Nel corso della sua storia ha eseguito interventi di importanza internazionale. Adesso per salvarla si muovono in tanti, prima tra tutti la Fraternita, che organizza per domani una sorta di barricata. Vediamo. Basterebbe di per sé solo il restauro della Cappella dei Baci in San Francesco per testimoniare il valore della soprintendenza di Arezzo. Ma non solo. Come ha ricordato Agostino Bureca, che attualmente la dirige, alla presentazione del restauro di un altro capolavoro di Piero della Francesca, La Resurrezione, la soprintendenza di Arezzo è ancora una delle poche che ha un furgone per il...
Arma contro il cancro, il gruppo Menarini presenta la molecola scoperta dai propri ricercatori per la distruzione delle cellule tumorali, la presentazione a Firenze. Stop violenza, decine di iniziative in tutta la Toscana nella giornata contro la violenza sulle donne. I dati però restano preoccupanti. Lucchini a Cevital, l'acciaieria di Piombino passa al gruppo algerino, la cui offerta è stata ritenuta più vantaggiosa rispetto a quella arrivata dagli indiani di JSW. Ascoltare le urla al governatore Rossi, contestato da una parte dei lavoratori in piazza a Livorno, chiede al governo di intervenire sulle principali vertenze della città. Raffinata evasione, 28 indagati della finanza sul mancato pagamento di accise sui carburanti per milioni di euro, tra questi 16 dipendenti dell'Eni di Livorno. Robby a Lucca, l'ex Take That, Robby Williams, sarà una delle star alla prossima edizione del Summer Festival, quella di Lucca è l'unica data prevista in Italia dall'artista. Ben trovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di TG 38. Come avete sentito dal nostro sommario, in apertura ci concentriamo sulla possibile nuova arma contro il cancro presentata a Firenze, frutto del lavoro dei ricercatori del gruppo farmaceutico Menarini. Per ora viene chiamata MEN-1309 ed è la molecola che potrebbe distruggere le cellule tumorali, un anticorpo studiato dai ricercatori Menarini e Oxford Biotherapeutics per i linfomi non Hodgkin e per i tumori solidi, in particolare per un sottotipo specifico di tumore della mammella. Nell'ambito della collaborazione tra Berlin Chemie Menarini e l'inglese Oxford Biotherapeutics, OBT, stipulata nel... È davvero tutto con questo, grazie per aver seguito TG38, restate in nostra compagnia, arrivederci. Fischiato a Livorno il presidente della regione alla manifestazione contro la crisi. Giornata contro la violenza sulle donne, in un anno in Toscana 1300 chiamate di aiuto. Mendicanti rumene sanzionate per accattonaggio a Firenze, fanno causa al comune. Carburanti, inchiesta del Tribunale di Prato, perquisizioni nel deposito di Calenzano. Dissesto idrogeologico, è Calenzano il comune più sicuro in Italia. Buonasera e benvenuti al TG Prato. Il presidente di ASM, Alessandro Canovai, resta al suo posto, coinvolto in un'inchiesta della Procura di Catania su un presunto traffico illecito di rifiuti. È diventato un caso politico. Ieri sera l'incontro con il sindaco Biffoni. Ci spiega tutto Nadia Tarantino. Sono bastate 48 ore a sgonfiare il caso Canovai. Se la vicenda giudiziaria resta e resta tutta, con la Procura di Catania che ha chiesto il rinvio a giudizio di Alessandro Canovai al termine... E con questo è tutto, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata. Il Natale che verrà, una piacevole due giorni in attesa del Natale, è organizzata dal Comune di Montemignaio, dalla popolazione di Montemignaio. Grande collaborazione da parte di tutti, Sindaco, per questo evento nuovo per il vostro Comune. Sì, direi grande collaborazione da parte di tutti, soprattutto del Comitato promotore di questa due giorni.
da parte di tutte le associazioni e tutti i privati cittadini che insieme al Comune hanno pensato di mettere su questa due giorni che in qualche modo punta a valorizzare le nostre tradizioni, i nostri prodotti tipici e le nostre peculiarità di paese di montagna all'interno di un contesto come quello del Casentino che dal punto di vista paesaggistico ha tanto da offrire. Svolgimenti post alluvione nell'assetto dirigenziale della provincia di Massa Carrara. Il nuovo presidente Buffoni sostituisce Barbieri con Michela come responsabile dell'area lavori pubblici. In arrivo 4 milioni di euro dalla Regione al Comune di Carrara come contributo alla solidarietà per gli alluvionati. Intanto in vista dell'assestamento di bilancio il piatto piange, mancherebbero all'appello 1 milione 100 mila euro dalle entrate del settore marmo. Interrogazione parlamentare del Movimento 5 Stelle per chiedere il commissariamento del Comune di Carrara. Intanto le due senatrici Grillini, Bottici e Paglini sono nell'occhio del ciclone per il caso Baratta. Richiesta danni per l'alluvione, ecco come fare, tutte le procedure da seguire per privati e imprese. Raccolta differenziata flop, Massa maglia nera, peggior capoluogo di tutta la Toscana, Carrara e Montignoso salvano il dato provinciale. Carrarese Corsara a Pisa, torna l'entusiasmo in città, Remondina osannato dai tifosi, questa sera in diretta su TT News 24, processo allo sport, tra gli ospiti il difensore della Carrarese Sbraga. Buonasera a tutti, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione targata TT News 24, canale 668 del digitale terrestre. Lo avete sentito nei nostri titoli di apertura, cambiamenti nell'assetto dirigenziale della provincia di Massa Carrara, cambio tra capi area di determinati settori, naturalmente è una delle conseguenze del post alluvione. Sentiamo i dettagli da Luca Giulianelli. Cambia parzialmente l'assetto dirigenziale della provincia di Massa Carrara. Il presidente dell'ente Narciso Buffoni, con un decreto firmato in mattinata, ha deciso di invertire i ruoli dei dirigenti Gianluca Barbieri e Stefano Michela. Carrara di mister Leonardo Volpi, che deve cedere per 2-0 proprio al Monti sul terreno della fossa, piombando così all'ultimo posto della graduatoria.